Ciao Gentaglia, sono Shoot Hate You, lei è Fabiana. Questo è Parliamone. Voi dite le cose, noi vi rispondiamo alle cose, voi criticate quelle cose e noi facciamo delle battute dopo nella punta. Cioè, insomma, è il ciclo della vita, no? E poi c'è Simba. Ma sveglia. Vai. Andremo nera però, perché va bene. Sì, niente, però io sarò... No, non è Torakiki. Torakiki non c'entra niente. Quello è Rafiki. Niente. Problemi. Vai. Allora, arco rampante. Non si sa di dove sia, non ce lo dice. In politica è meglio un sistema bipolare fatto da due soli grandi partiti di destra e di sinistra come negli USA, o meglio un sistema pluripartitico come nella maggior parte dei paesi europei? Allora, la prima cosa che ho da dire in merito è: detesto chi dice USA e non USA. Quindi, cartellino giallo. Beh, che brutto, le USA. Andiamo negli USA. Non so, mi sembra proprio invece negli USA, born in the USA, capito? Sì, vabbè, ma perché tu sei un anglofono, un anglofilo. Sono un anglofile. Vabbè. Comunque, il che potrebbe portarmi a parlare bene del bipolarismo, cosa che farò. Ok. Vuoi fare prima tu? No. Non vuole. Sei indirizzato. Io sono bipolaris. In che senso? Nel senso che sono per il bipolarism. Come si dice bipolarismo in inglese? Non ho idea. Comunque, a me piace molto l'idea dei due partiti grandi, uno da una parte e uno dall'altra. Il che non significa che, ovviamente, una delle critiche, io parto sempre dalle critiche, una delle critiche che si muove maggiormente al bipolarismo è: sì, però così non si rappresentano bene tutti, perché più partiti rappresentano meglio la società, che è molto sfaccettata. Secondo me non è così. C'è una mosca che continua a passare davanti alla videocamera, spero che poi non si veda. Comunque, i grandi partiti, ne parlavamo l'altra volta parlando del PD. Mm-hmm. Grande partito non significa una sola visione delle cose, significa visione varia delle cose, discussione all'interno del partito, una linea che esce, che si dovrebbe seguire. Generalmente è quello che succede, ad esempio, negli Stati Uniti. Mm-hmm. Le linee, per dire, di Obama e di Hillary Clinton erano molto diverse, no? Ci sono state le primarie, delle primarie costosissime, che noi ci sogniamo, peraltro. Proprio, però sono finanziate. Però sono finanziate dai privati. Sì, dai privati. Lì le cose funzionano molto differentemente. Vabbè, anche qui in realtà le primarie sono finanziate da noi, perché vai dai 2 euro. Sì, vabbè, lì la propaganda è molto, molto più grossa. Sì, sì, sì. Una decina, cioè una poi, decina, varie decine. Però una cosa molto positiva che tu dicevi l'altra volta è che, vinte le primarie Obama, Hillary Clinton è diventata suo braccio destro praticamente. Non è diventata. Cosa è diventata? È diventata qualcosa. Vicepresidente? No, vicepresidente. Quello era lo scorso mandato, sì. Non in questo. Sidekick, esatto. Facciamo prima. E punto, cioè non hanno continuato a dire, però lui dovrebbe fare, non è che intervistano Hillary Clinton che va contro Obama, cioè una volta che c'è la discussione all'interno del partito, Obama esce vincitore, corre alle presidenziali, poi ha vinto, e quella è la linea. Stessa cosa è successa alla destra, no? Nelle primarie ci sono stati 840 così, sì. Rex Santorum, come si chiama quello che poi ha perso, quell'altro che poi ha perso, adesso tutti, non quelli, che hanno perso, tutti quelli che hanno perso. Quindi sì, secondo me è una cosa positiva, no? Discussione all'interno del partito, decisione, linea che esce, leader, good. Mm-hmm. Tu che ne pensi? Io ho una visione più europea invece, vedi? Perché comunque secondo me è importante anche rappresentare le cosiddette minoranze. Certo che non sia un partito, sia un partito di minoranza, quindi in un regime non bipartitico, ma dove ci sono molti più partiti, è difficile che tu riesca a fare qualcosa. Al limite puoi attuare degli avvicinamenti per ottenere piccoli risultati poco per volta, sperando di crescere, a meno che tu non abbia proprio delle idee così rigide da non riuscire a proprio in alcun modo a realizzarle. Però appunto è anche più dispersivo il sistema pluripartitico, per quanto possa essere giusto, perché appunto le posizioni sono così variegate all'interno di un paese, che poi paradossalmente in America le posizioni politiche potrebbero essere ancora più stratificate e più variegate rispetto all'Europa. Mm-hmm. Perché le etnie sono molte di più, perché le religioni sono molte di più, e quindi sono tutti... Perché ridi? Perché mi è venuta una cosa interessante da dire. E quindi appunto le opinioni sono sempre di più, quindi teoricamente si potrebbe avere bisogno di una maggiore rappresentanza.
Però, vedi, sai cosa? Una cosa che si dice spesso, così mi riaggancio a un aneddoto della mia infanzia, no, dell'altro giorno, è che spesso gli americani lo dicono, i due partiti grossi, no, repubblicani e democratici, sono spesso d'accordo su quasi tutto e quindi litigano su delle cose principe che sono le armi, la posizione religiosa, insomma, le classiche cose. Quindi uno dà dei socialisti all'altro, perché i comunisti non se lo dicono, lì è vietato, praticamente non esiste il comunismo, così, danno dei socialisti. Però litigano principalmente sull'immigrazione, alcune cose, perché poi in politica economica sono abbastanza simili, è una posizione differente. E credo che stia succedendo, sia successo anche al PD e al PDL, solo che non ce ne siamo accorti. Tipo l'altro giorno guardavo un'intervista doppia che è stata fatta ai due esponenti di PD e PDL che sono fidanzati assieme. Come si chiamano? De Girolamo? De Girolamo, non sì. Non mi ricordo minimamente come si chiama. Comunque, mi ricordo l'esponente del PD. Se ne sta parlando tanto. Se ne sta parlando tanto. E fra l'altro se ne sta parlando anche in maniera... dell'esempio dell'inciucio. Perché esatto. Invece io è un po' una cretinata questa. Io guardavo, parlavo l'altro giorno col cameraman che in questo momento sta guardando Facebook, ne parlavamo e lui mi diceva come è possibile che queste due persone vadano d'accordo, e gli ho detto boh vabbè magari non vanno d'accordo però stanno assieme. Invece poi guardando l'intervista è palese che sono d'accordo su praticamente ogni cosa, su tutto. Gli hanno fatto proprio delle domande, le Iene, non so se l'hai vista quell'intervista, gli hanno fatto delle domande molto specifiche, tipo la tua posizione sulle droghe, sulla patrimoniale, su varie cose, e sono d'accordo su pressoché ogni cosa, la visione del mondo, cattolico, sei cattolico, no, vi sposate in chiesa, insomma, tutto. Perché? Perché uno è un democristiano, praticamente, che è una buona parte del PD, quindi ex democristiano, e lei è all'interno del PDL, che ha delle parti molto moderate. C'è anche una buona parte democristiana anche all'interno del PDL. Sì, beh, non è che il partito che adesso per antonomasia è lo schifo non possa avere persone nel stesso interno. Ma, cioè, questo ovviamente al pubblico non entra in testa. È perché così, quindi cosa succede? Litigano su dei grandi argomenti sui quali magari non sono... sull'IMU, bisogna litigare sull'IMU. In realtà le posizioni di questi partiti appaiono molto divergenti quando sono le parti estreme del partito che litigano su alcune cose. Che magari sono quelle che mandiamo anche per una questione di propaganda. Esatto, però in realtà poi all'interno sono tutti molto moderati ed è quello più o meno che succede anche negli Stati Uniti. Inoltre c'è un altro problema che secondo me tu non hai sottolined. Oggi si faccio molti che stigli. Oggi... sottolined. Che è il partito personale. In Italia è una moda. Il partito non è personale. Una moda, che funziona più così, perché riesce ad attecchire meglio, perché è una cosa che non mi piace dire, però è vero, più che avere accordo sul programma, in Italia si riesce ad avere simpatia per quello o quell'altro. E ci si scanna in merito a queste cose. Quindi... poi senti gente, attori della tua infanzia come Lino Banfi che dicono io Berlusconi lo voterei anche se uccidesse 200 persone perché mi sta simpatico, e tu boh non ho libero, cosa fai? No, non libero, perché? Ma tu eri comunista, lavoravi nelle ferrovie, vabbè. Quindi io detesto i partiti personali, anche Di Pietro fra l'altro, partito delle tre dei valori, forse l'avevo esatto, anche già detto. Partito super personale peraltro, super personale, fra l'altro sta risorgendo dalle ceneri dopo di rivoluzione civile, che rivoluzione civile se ne andò. Io non ho ben capito ancora cosa è successo, forse non dovrei dirlo adesso, ma la rivoluzione civile è stata chiusa, però hanno quella deciso che convergono in azione civile, fanno altre cose sotto il nome di azione civile, okay. E l'IDV prova a ricalibrarsi e okay. Ripartire. Perché... ricalibrarsi garru per dire, però l'IDV ad esempio Di Pietro ha creato tutto il partito attorno. No, secondo me Di Pietro ha portato avanti delle idee ottime in questi anni, io lo dico, cioè l'IDV ha portato avanti delle idee ottime, però tutto è stato... poi cannibalizzate. Sì, poi cannibalizzate, assolutamente, anche per colpa sua. Comunque, poi invece tutto è sempre stato attorno alla figura di Di Pietro, quindi chi lo votava per Mani Pulite, chi non lo votava per Mani Pulite. Perché lui voleva dare l'esempio del magistrato e quindi della legge, esatto, super partes, esatto, che lavorava effettivamente per l'Italia. A me non piacciono i partiti personali, comunque, perché poi non si il PDL è il partito personale per eccellenza. Però i partiti che non sono personali si spaccano in continuazione. Sì, però quella è la democrazia, cioè è no, così no, che funziona. Sì, ok, però... tu vorresti anche che qualche partito resistesse, sì, alle vabbè, ma ondate quello, di... certo, ma quello è come quei periodi dell'impero romano nei quali si susseguono 840 imperatori in due secondi. E ti dico, il professore ti dice, tanto non te li ricorderai mai. Esatto, però te li devi ricordare lo stesso. No, non puoi, è possibile. Perché magari non salta fuori una figura di forte leadership che può guidare il paese per un paio d'anni, non per 20 anni.
signor qualcuno. Signor, queste sono le nostre posizioni. Hai qualcos'altro da dire ai nostri amici da casa? Sì, amici da casa, ogni sistema politico è pro e contro, mi dispiace, non esiste un'unica risposta. Secondo me però quello bipolare è meglio. Secondo me il bipolare è quello che... Ah già, il bipolarismo è meglio. No, è la stessa... Vabbè, niente. Arrivederci!